È l'ultimo match della fase a orologio che si gioca al Paraelachem, arriva a Cividale ad affrontare la formazione vigevanese che dalla scorsa settimana ha ottenuto il matematico accesso ai playoff e dunque di riflesso una salvezza anticipata che è un traguardo importantissimo per una neopromossa, e c'è ancora un playoff da giocare e si giocherà. Marino Spaccasassi è il presidente e il general manager di questa squadra, hai dormito un po' di più questa settimana? Ma no, in realtà più o meno come sempre, non è che cambia molto. È chiaro che è una grossa soddisfazione per i nostri obiettivi, cioè, è stata un'annata molto complessa, molto difficile. Questa settimana qua, come tutte le settimane si capita, abbiamo avuto tre ragazzi con dei problemi fisici, quindi è stato un anno molto difficile, però intanto ci ha premiato i nostri sforzi e siamo contenti. Ecco, senti, l'affrontare la Serie A2, che non era nei programmi immediati della società, i problemi che ci sono stati durante l'anno e arrivare addirittura non a giocarsi la permanenza al girone nero, ma entrando nelle prime 8 del campionato, è un risultato che, lo possiamo dire, va oltre le aspettative. Sicuramente, nel senso che noi, cioè io ho sempre detto che fossimo arrivati a salvarci avremmo fatto forse meglio della promozione l'anno scorso. In realtà abbiamo fatto ancora meglio, siamo andati ai playoff ed è stato per me un risultato eccezionale per il tipo di budget nostro, per il tipo di squadra che abbiamo allestito, e dobbiamo dire grazie a tutti quei ragazzi che lavorano per noi senza prendere un euro, grazie a tutto lo staff che comunque anche nei momenti difficili ha sempre creduto che questa cosa fosse possibile, quindi godiamoci questo momento. Ecco, adesso ci sono i playoff e proprio dal momento di goderseli c'è Forlì, con la quale c'è qualche ruggine dopo l'ultima gara, ed è una squadra che Coach Panza diceva si incastra bene con Vigevano, e quindi il pensare di poter andare a mettere qualche granellino di sabbia nei meccanismi di chi ha pensato la stagione per stare davanti, e nello sport ci sta. Sì, sì, nello sport ci sta tutto, è chiaro che se dovessimo fare un colpetto saremmo contenti anche per l'incasso. Sapete che io sono molto, molto terra terra, dico quello che penso. Poi è chiaro che in previsione c'è un 3-0 netto per Forlì, ma la palla è rotonda. Speriamo che nella settimana di riposo riusciamo a recuperare gli acciaccati per presentarci quantomeno al meglio, e poi decide il campo, insomma. Grazie e complimenti a voi. Grazie a voi.